licenza per sistemazione impianto elettrico e termico presso la scuola di infanzia Girasole di Capezzano Pianore. Riconoscimento della spesa e approvazione. Allora, un attimo la parola al sindaco che motiva la... Sì, io chiedo al Consiglio Comunale di votare il rinvio della pratica perché da un punto di vista tecnico è mancato il parere dei revisori dei conti e tra l'altro questo ci consente anche di fare a breve, vuol dire poi Presidente che i consiglieri i capigruppo magari si potranno anche trovare subito dopo il Consiglio, fissare un Consiglio Comunale entro l'8 di marzo, al quale per una modifica normativa che è recentemente intervenuta arriveranno anche altre pratiche di somma urgenza, perché prima le somme urgenze si portavano in consiglio solo se i fondi non erano sufficienti e quindi era necessario un intervento di variazione. Invece adesso hanno tolto questa dizione, ove le risorse non fossero sufficienti, quindi tutte le somme urgenze passano dal Consiglio Comunale. E lo dico perché questo ovviamente è un elemento che insieme ad altre pratiche arriverà al prossimo Consiglio Comunale. Bene, quindi la rinviamo senza votazione perché non è completa. Sì, prego consigliere. Visto che ci saranno altre somme urgenze da discutere, chiedo se è possibile, anzi mi auguro che di sì, che venga allegato, scusa un attimo Mario, allora, che venga allegato alla pratica in discussione il verbale di chi ha redatto la somma urgenza e dove c'è la motivazione per cui si faccia ricorso alla somma urgenza, visto che le somme urgenze seguono un iter di affidamento diretto fino a 200.000 euro, quindi chiederei... Va bene, sì, grazie. Ne riparleremo, grazie. Ne parleremo alla prossima capigruppo, però mi sembra giusta l'osservazione del consigliere del capogruppo R. Allora, il punto numero 5, mozione a sensi dell'articolo 29 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale riguardante la messa in sicurezza della strada di Casoli, località Tre Scogli, presentata dal consigliere comunale Niccolò da Prato. Allora, ho parlato col